Eccoci qui, benvenuti sul Cenacolo delle Arti. Oggi parleremo di un libro bellissimo e abbiamo qui collegata Flaminia Colella, scrittrice e poetessa. E benvenuta Flami, sono felicissima di averti qui oggi e grazie per Grazie. aver accettato il mio invito. Grazie, grazie a te, Asia, grazie agli amici del Cenacolo, grazie a Lamberto Fabbri, grazie per questo invito, è un piacere per me. Grazie a te. Grazie a te. Allora, Lamberto ha dei problemi di connessione, per cui lo attendiamo già in diretta, insomma, quindi io direi che possiamo cominciare, altrimenti, insomma, si fa tardi, per cui Certo. cominciamo questo dialogo intorno a Io non ho mai scritto e nessuno è innamorato. Sono 60 sonetti di William Shakespeare nella traduzione appunto di Flaminia Colella e Davide Rondoni. Questo libro, nella prestigiosa edizione di Lamberto Fabbri, editore, vede appunto le tavole molto belle di Tommaso d'Incalzi. Eccolo, vediamo, vi mostro un po' di, non so se si vedono. E quindi, insomma, queste tavole accompagnano i versi di Shakespeare in questa traduzione, questa visione di appunto Davide e Flaminia. E Flaminia, io appunto comincio col chiederti come è stato incontrare appunto la poesia di Shakespeare e tradurla, se ci sono stati appunto, se è stato complicato, da dove sei partita, com'è andata questa tua traduzione, questa cosa delicata, come la chiamava Ungaretti, no? La traduzione. Quindi voglio partire da questa domanda qui. Dunque, allora, ti rispondo premettendo che io avevo scarsissime esperienze di traduzione, nel senso che è stata la mia prima vera prova, e tu mi dirai, insomma, che prova? E, realmente, insomma, quando Davide mi chiese di cimentarmi un po' in questa sfida, di cogliere questa sfida, io mi resi conto che veramente avevo pochissime, ecco, basi e dal punto di vista proprio della lingua, anche insomma dell'apparato tecnico di cui mi sentivo assolutamente scarseggiante, insomma, veramente avevo paura all'inizio di avvicinarmi a quest'ipotesi di lavoro e non mi sentivo assolutamente all'altezza, come ovviamente poi non mi sono sentita all'altezza entrandoci dentro e facendo esperienza realmente. Pratica insomma della traduzione. Detto questo, con tutto ciò che ovviamente consegue anche, no, il discorso della lingua, parlavo di inglese appunto del tempo, insomma, quindi del 1600, che significa che non avevo neppure possibilità di riferirmi a, come dire, una lingua che mi era prossima, un gergo, comunque insomma un inglese che poteva essere quello che avevo praticato, no? In qualche misura. Però, insomma, non volevo lasciare, non volevo essere, insomma, tirarmi indietro, quindi ho cercato di onorare l'invito che mi ha fatto Davide, che mi fece Davide al tempo, e mi ricordo, perché è un dettaglio, non, come dire, non è un elemento secondario, non è un elemento di dettaglio. Noi abbiamo iniziato a lavorare durante il periodo della quarantena, della prima quarantena, quindi il Sì, mi primo ricordo. lockdown che ci fu nel 2020, imposto dal governo appunto perché era da poco scoppiato il Covid, e quindi insomma veramente per me, così una piccola annotazione personale che magari ha scarso rilievo, però fu una disciplina mettermi di fronte a questi versi, di fronte a quest'opera. Che è un'opera mondo veramente, no? Come aspirano a essere i canzonieri di tutti i tempi, insomma, è veramente un'opera che nello sforzo di nominazione del mondo è mastodontica. E, mi misi di fronte appunto a questa faccenda quando ci trovammo tutti quanti chiusi dentro casa, quindi per me fu anche appunto una disciplina, uno sforzo, ma dall'altra parte anche un po' una sorta di così di escamotage, no? Di salvagente, perché veramente
rischiavo di impazzire, me lo ricordo che insomma aspetti malissimo, io quel periodo quindi la vivetti male e Shakespeare fu un grande, insomma un alleato. Detto questo, non sono io la, come dire, avrei bisogno, avremmo bisogno di, diciamo, illustri filologi e studiosi della letteratura inglese per dire effettivamente che cos'è l'esperienza di questo testo, di quest'opera, no? Del canzoniere di Shakespeare, che dentro di sé contiene effettivamente il vertice anche della capacità teatrale di Shakespeare, no? Nel senso di mettere in scena un dialogo in un senso appunto proprio dialettico, no? Dei personaggi, delle forze, delle grandezze. In buona sostanza, come dire, un grande invito. Io adesso faccio un'opera di sintesi, però forse appunto può essere utile. È un grande invito questo canzoniere che dentro ha appunto è animato da personaggi ben delineati, ben definiti, in alcuni casi appunto dei personaggi che assumono dei contorni reali, o comunque diciamo delle fisionomie umane. In altri casi invece come dire, sono delle entità, il tempo, la bellezza, la capacità generativa. E in ultima istanza, volevo dire, un grande invito alla messa a frutto, dei doni che si ricevono, no? Un invito alla generatività, un invito alla generazione, non in senso solamente, come dire, corporale, fisico, come dire, di sangue, ma in senso allegorico, quindi simbolico, un invito alla spesa del talento, no? Alla messa a frutto del talento. Questo è, diciamo, ciò che ci lascia veramente, ciò che ci viene impresso veramente, insomma, ci rimane come una sorta di impronta, no? Sulla cera, nel momento in cui ci addentriamo dentro l'opera di questo grandissimo, scusami, drammaturgo. Lamberto. Sono. Ciao Ah, Lamberto, eccolo, Alberto. Ciao, benvenuto. Alberto, buonasera. Ciao. Eccoci, eccoci. Ciao, ben trovato, ben trovato. Vai Flammi, dicevi? Continuo. Dunque, c'è tutto dentro quest'opera perché appunto è un'opera mondo, no? Un'opera che cerca di nominare il mondo, ovviamente il mondo che Shakespeare vedeva e di cui aveva possibilità, insomma, di fare per lui appunto in qualche modo di che aveva di fronte, e poi insomma tutto il mondo e ovviamente le profondità dello spirito, insomma, veramente è qualcosa di impossibile da imbrigliare, no? Impossibile da contenere quest'opera qui, cioè ciò che lui riesce a metterci dentro, da questo amante biondo, giovane, che forse sarà stato il suo amante, non lo sappiamo, insomma, alla fine conta anche poco, o quest'altra donna oscura che cerca di togliergli, di contendergli, diciamo, questo giovane innamorato. E poi bellezza e tempo, che sono queste due grandi forze, no? Queste due grandi entità, queste grandi, insomma, in qualche misura, queste, sì, queste divinità, insomma, possono, diciamo, assumono le forme di deità, di divinità. Per Shakespeare, insomma, bellezza in senso alto, come fertilità, come possibilità appunto di riproduzione, di generatività, no? E il tempo invece che è distruttore e costruttore insieme, no? Distruttore nel senso di una falce che arriva e toglie alle forme della natura, il loro involucro splendente, la loro forma luminosa, la loro bellezza, e quindi le rivela caduche, le rivela mortali, ma dall'altra parte anche il tempo che consente di poter, diciamo, dispiegare, no? Che consente di poter rivelare invece le possibilità di crescita, di maturazione, di gestazione e anche di fioritura, perché appunto ci sono tantissimi richiami dentro il testo a questo concetto qui che è la grande liaison, diciamo, no? È il minimo comune denominatore tra la forza del tempo, che appunto in qualche misura Shakespeare intende come negativa, come distruttrice, e la possibilità della bellezza che viene dalla natura come fucina di doni, come involucro, come contenitore di doni, no? Come
appunto, sì, insomma, come grandi appunto teatro, no? Come grandi fiori da cui vengono fuori le creature che devono lasciare di loro discendenza, dice Shakespeare. Ecco, la fioritura è proprio, mi verrebbe da dire, insomma, il termine emblema, la parola chiave per tenere un po' tutto questo grande panegirico, tutto questo grande vortice, no? Di situazioni, di elementi insieme, cioè da una parte il poeta Shakespeare mette in scena questi personaggi, l'amore, il tempo che distrugge, questo giovane biondo che appunto è da un certo punto, diciamo, di vista è come dire, l'immagine, il simbolo, no? Dell'innamorato perfetto e quindi dell'amore che deve lasciare, no? E poi appunto anche questo germe, no? Di cui lui innerva ogni componimento, ogni sonetto, innerva proprio di questa sorta di linfa, cioè lasciare qualcosa di sé, lasciare qualcosa della propria vita, con cosa si dà vita tramite la propria vita, cosa si dà vita. Questa è la grande, come dire, che lo sapessi o no, diciamo, no? Volutamente o no, insomma, comunque è quello che veramente ci colpisce tantissimo. Insomma, io se penso, ecco, Infatti per tu esempio, hai al sonetto scritto, qui. hai anche scritto nella, scusami se ti interrompo, a proposito Vai, della vai, vai. vita, nella tua bellissima prefazione, insieme a quella di Davide, insomma, che viene subito dopo, tu proprio scrivi Siamo qui per dare vita. E a un certo punto, se mi consenti, leggo delle cose che mi sono piaciute molto. Vai, vai. Insomma, racconti quando Davide Rondoni mi chiese di cimentarmi in questa impresa così tanto più grande di me, si viveva ancora all'aperto e si girava e si andava a ballare, a mangiare la pizza, la sera, i ristoranti affollati. Ma quando mi sedetti al tavolo la prima volta con di fronte questo volume antico, vertiginoso e che mi faceva paura, il nostro paese era stato già risucchiato nel vortice nero che da lì a poco avrebbe stritolato il mondo. Eravamo in quarantena e qui racconti che ogni giorno tu appunto ti mettevi di fronte a questo volume antico, vertiginoso, importante e facevi questa cosa delicata che è la traduzione, no? Appunto, passavano i giorni. Hai dato, appunto, hai scandito il tuo tempo proprio con questa tua, con questo impegno, no? Questa traduzione, e a un certo punto dici proprio che allora il tempo diventava amico, poi a un certo punto dici. Io non so, qualcuno una volta disse che la letteratura non esiste, esiste solo la vita per ritornare alla vita. Io non so se sia vero, ma so che occorre vivere per scrivere e Shakespeare deve aver vissuto tanto, disperatamente. Il miracolo della creazione ci sorprende continuamente. È il solo in cui la luce si disvela sempre, non smette mai. Il dono della natura è come quello di una madre che dà alla luce un suo figlio, che custodirà di lei bellezza e forza. Il senso unico, nucleare, si incontra solo quando emerge dalla tenebra. Amare anche quando qualcosa o qualcuno vuole portarci via l'amore, il suo corpo, il suo odore. Pensarlo nel sole, anche se dentro tremiamo, per un cuore vuoto e freddo, fare guerra contro il tempo per lui, contro se stessi, contro il fato, e scoprirsi infinitamente limitati e piccoli, ma infinitamente potenti. Deve essere una sventura, una perdita o simili a piegarti lo sguardo verso l'estrema bellezza. Ha ragione a scrivere così la Dickinson. Amare come sola salvezza, come sola ragione. Amare quando sembra che non ci sia nulla da amare e dare vita. Cercare quel calore fragile che senza quiete, senza certezza ci contiene interi. Siamo qui per amare. Siamo qui per dare vita. Ecco, sono parole bellissime, Flami, che hai scritto e che penso, insomma, siano le giuste parole per farci entrare nella poesia di Shakespeare, proprio in questi temi di cui parlavamo prima, quindi tempo, bellezza, perdita, morte e poi appunto l'amore. E occorre vivere per scrivere, anche questa è una grande verità che appunto fa parte della tua poi poetica, no? E
insomma, ed è molto bello questo inno alla vita che fai, questo esaltare il miracolo della creazione che è sempre, appunto, che ci sorprenderà per tutti i secoli e che non smetterà mai di farlo. E quindi, mi piace molto questa tua visione. Allora, Lamberto, io appunto ti chiedo a questo punto come mai hai scelto di occuparti di questi 60 sonetti shakespeariani e appunto come è nata la tua idea di fare questa versione così prestigiosa come tutte le tue edizioni sono. Ma l'idea nacque come al solito dialogando con Davide e si parlava appunto, sai che amo un po' la poesia d'amore in generale e quindi era un punto di riferimento Shakespeare per questo. E fu deciso così di partire con questo progetto. Dovevano essere 50, poi 60, poi addirittura sono diventati un pochino di più, sono 63 mi sembra. Ma devo dire la verità, è un libro che amo molto e forse uno dei libri più cari. Sicuramente è uno di quelli che da un punto di vista anche della composizione grafica è uno di quelli venuti meglio nella sua copertina. E ho cercato assieme all'illustratore diciamo di rimanere in un clima shakespeariano ma anche contemporaneo certamente. Però diciamo i colori che sono stati usati, la grafica no, la grafica certamente è contemporanea anche per certi versi, come dire, un po' fanciullesca, ma volutamente questo era. L'illustratore era un illustratore per bambini, faceva cose coloratissime. Io lo stette a casa mia quasi una settimana per fargli capire un po', tanto per stare insieme, perché è una persona squisita, ma per fargli capire un po' qual era la mia idea, cioè dovevo usare solo dei colori tenui, dei colori che ricordassero un po', come dire, la grafica inglese, anglosassone. E credo che ci sia riuscito molto bene, secondo me. Tommaso d'Incalzi ha fatto un lavoro, secondo me, eccellente. Io voglio scusarmi anche perché sono in una situazione un po' difficile qui e quindi magari c'è un po' di rumore, forse mi sentite non troppo No, 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 bene. in realtà non si sente. Non si sente? No. No, mi sentite? Sì. Sì, Sì. sentiamo te, Lamberto, Ah, sentiamo bene, bene, bene. bene. Sì, sì. Dico, non si Sì, sente il rumore, non ti preoccupare. perché ero stato trascinato fuori da un impegno, devo dire la verità, il tempo è corso, pensavo che non fossero le 6:30, ma fosse insomma un po' prima e quindi mi scuso per non essere pronto dentro al mio studio. Comunque, ecco, Preoccupare. torno a dire, quindi questo libro sono veramente molto molto orgoglioso. Flaminia e Davide hanno fatto un lavoro secondo me eccellente, Tommaso ha fatto un lavoro eccellente. Il libro secondo me merita presentazioni molto alte. È successo che col Covid siamo stati un po' bloccati, perché è nato in quel periodo lì, l'uscita, la stesura no, ma l'uscita è stata legata al Covid, per cui è stato presentato in un posto molto prestigioso, di verità, a Verona, insomma, all'interno del premio Scrivere per Amore, che è un premio internazionale dedicato a Shakespeare, quindi niente di più attuale. Ha riscosso un notevole successo di critica, di giornali, insomma di media, devo dire, sì, ha avuto molte conferme. Ma devo dire la verità, è stato, sì, insomma, dato anche venduto bene, perché delle 199 copie ne sono rimaste, non so, una cinquantina, quindi non posso lamentarmi. È stato veramente un bel progetto, di cui sono veramente molto, molto, molto orgoglioso. E ringrazio ancora Flaminia che è qui presente e Davide che non c'è perché è preso dal Festival della Fantasia a Ferrara e gli auguro che vada bene come tutte insomma, le sue esperienze, i suoi eventi che crea, i festival certamente. E ringrazio Tommaso d'Incalzi e te Asia per sempre, per tutto quello che tu fai per il nostro Cenacolo delle Arti. Questo libro credo che sia una Grazie a perla voi. fra le perle del Cenacolo delle Arti. Sì, sono d'accordissimo, è veramente un libro prezioso che merita altre presentazioni altrettanto preziose. E Davide purtroppo non poteva collegarsi oggi, però leggo alcune cose che ha scritto in questo libro, e appunto per dare un po' anche la voce a lui. E Davide dice: "Io ho cercato con l'aiuto di Flaminia una strada che da un lato offrisse
al lettore l'impatto di trovarsi dinanzi a una forma poetica che esprimesse tale labor, tale meravigliosa fatica di obbedire a esigenze formali. Abbiamo scelto di mantenere visibile il fantasma del sonetto e di dare l'intensità di soluzioni che, dovendo cercare rime e assonanze senza esorbitare da versi più o meno regolari, discendono verso una chiusa silenziosa, mantenendo la loro passione e patimento in torsioni e abilissime composizioni. Quindi abbiamo voluto evitare una patina troppo anticheggiante al lessico, senza però indulgere a un ammodernamento che stonasse nella fondamentale grazia con cui, ricca di libertà e di giochi, il poeta procede. Abbiamo cercato, secondo l'invito di un poeta traduttore come Caproni, di salvare il movimento fondamentale dell'opera e le varie duplicità che compongono quel movimento, e messe in scena da Shakespeare. Quindi bellezza e tempo, morte e generazione ereditaria, scrittura e tempo, giovane biondo grazioso e dark lady passionale, anima celestiale e corporale, propri versi e versi altrui, fama ed eterno, e altre opposizioni e scandalose tensioni di duplicità. Flaminia, quindi qui emergono appunto ancora questi temi di cui abbiamo parlato, quindi bellezza, tempo, no? Questo libro si compone di queste tensioni di duplicità, no? Che appunto fanno proprio la base. Cosa ci vuoi dire su questo? Aspetta il microfono. Eccoci. Dunque, il libro, cioè, o meglio, la selezione di sonetti che noi abbiamo fatto, che abbiamo scelto e poi abbiamo tradotto, intercetta questo tema, no? Questi, come dire, movimenti duali, questi movimenti complessi, che ovviamente sono propri dell'intera opera, dell'intero corpus dei sonetti, dell'opera del canzoniere. Però ecco, veramente ci siamo trovati di fronte a questa sorta di scontro continuo, di movimento ossimorico, no? Cioè, come ti dicevo anche prima, poi mi faccio forte di una lettura in modo che riesca ad essere più Esatto. intellegibile anche questo discorso, perché il commento più di tanto senza la lettura dei testi risulta così arbitrario, comunque insomma svincolato dalla prova. È un testo vertiginoso che dà appunto le vertigini per questo, perché come in alcuni casi, in alcune opere della letteratura, grandi o piccole che siano, succede che si scontrino nello stesso verso continuativamente gli opposti, forze opposte, ed è da questo scontro tra le forze che si crea l'attrito che poi determina la scintilla, no? Cioè, nel mondo banalmente, se non ci fosse l'attrito tra le forze, non accadrebbe mai nulla. Shakespeare lo fa accadere con i versi, lo fa accadere con la parola, con la poesia, quindi nel Certo. dirci continuamente, no, Lamberto, nel dirci se non lascerai di te qualcosa, perirai solo, morirai senza aver onorato il mondo, anche in maniera molto brutale, diciamo, il richiamo alla generatività con, diciamo, un lessico fuori veramente, insomma, da imbarazzo, no? Da vergogne, che oggi potremmo intendere quasi al limite, no? Del consentito. Insomma, ci sono dei momenti in cui Shakespeare fa dire appunto al suo giovane innamorato, o al tempo eventualmente, a questa voce che sorge, che poi è la voce narrante che mette in scena queste forze così magnetiche, fa dire chi è la donna bella, qual è la donna bella, riferendosi al ventre, alla fertilità femminile, quindi a una donna, insomma, alla donna come elemento di natura, no? Come essere, come creatura umana, qual è la donna bella il cui ventre espressi una precisa maschile aratura, no? Ecco, a volte ha questi momenti di, come dire, prorompente, no? Invito, di prorompente
di provocazione, no? Potremmo dire. Oppure, ecco, leggo un sonetto che, il cui inizio è sempre molto colpito. Dice: perché tu che sei musica ascolti tristemente musica? Cioè, come a dire, perché tu sei che sei materia vivente, ascolti qualcosa che vibra, no? Ascolti ciò che vive poi nella musica, no? Chiaramente, insomma, troviamo tanti elementi scintillanti. Quindi dolcezza a dolcezza non fa guerra, gioia ama gioia. Perché ami ciò che ricevendo non gradisci e ricevi invece con piacere quel che t'annoia? Se la reale armonia di ben composti suoni, sposati bene, il tuo orecchio offende, è perché dolci sgridano te che trattieni in una solo le diverse parti che dovresti fare. Dice, vedi, in una solo tieni le diverse parti che dovresti fare, cioè sei chiamato a fare tante cose, ad essere tanti. Tu diversi, no? A darti, ad offrirti, a spendere il tuo seme, il tuo frutto, il tuo talento proprio, no? Poi dice: vedi come una corda dolce congiunta all'altra, a turno in un ordine composto suonata, somigliando a un uomo e figlio e madre beata, e tutti insieme suonano una nota dolcemente, e senza parole molteplici, una ti offre un canto, se resti solo appassirai e rimarrai niente. Anche qui, no, è un esempio calzante, cioè di quello che dicevo prima, c'è continuamente questo scarto, questa dicotomia molto stridente, no? Questo accostare vicini gli elementi, come dire, il rischio, no? Della perdita, del disfacimento, della morte, dell'appassimento, no? E dall'altra invece la possibilità della rigenerazione, del ringiovanimento, della riproduzione, no? Cioè dell'accrescimento, ecco, dell'aumento, nel senso proprio no? Di bellezza che rifiorisce, no? E quindi sia nel senso, come dicevo prima, materico, materiale, corporeo, corporale, anche io la intendo molto anche così, e poi dall'altra invece in senso puramente simbolico, no? Artistico, di mettere a frutto il talento, mettere a frutto la propria. Potremmo Comunque, guarda, utilizzare un termine sì. al di là dell'aspetto certamente filologico, intrinseco alla vostra versione, perché non giusto vorrei trovare traduzione, credo che voi veramente avete saputo rendere diciamo una canzone antica assolutamente calata nel contemporaneo, e non è facile questo. Certo, la poesia è sempre contemporanea, l'arte è sempre contemporanea, questo si sa. E Shakespeare, come Dante, come tutti i grandi, sono sempre contemporanei. Però è anche vero che quando affronti una versione, cioè una traduzione da una lingua antica in una lingua contemporanea, non è affatto facile. Devo dire che tu, Davide, tu insieme, avete fatto una traduzione veramente eccellente. Qui rimane una musicalità notevole, ma soprattutto siete riusciti a esprimere concetti così lontani nel tempo, sempre pur così attuali, ma come dire, a dargli un tono di contemporaneità. Cioè, questa poesia non è una poesia che, come dire, uno può tranquillamente dedicare alla sua innamorata oggi e non sentirsi, come dire, un uomo fuori dal tempo e dello spazio. So che è un discorso che può apparire abbastanza banale, ma non è vero che è così banale, No, perché molto spesso ci sono traduzioni, per esempio, facciamo, non so, prendiamo quella che studiava a scuola dell'Odissea, era una traduzione assolutamente pesantissima, con parole obsolete, con un linguaggio di altri tempi. Oggi invece avete fatto una traduzione veramente, ma non lo dico solo io, infatti c'è stata una recensione molto bella ci debba. Ha fatto una recensione, adesso mi sfugge il nome, ci deve. Comunque era un poeta interessante, importante, e fa questo riferimento. Secondo me è vero, anche parlandone con Giuseppe Conte, che ha ricevuto il libro in dono, e con Roberto Mussapi altrettanto, è venuto fuori questo. Non è facile fare una versione, infatti non a caso ho scritto versione, non traduzione. Siete stati veramente bravi, devo dire, e credo che questo libro sia veramente un libro importante. Un libro che perlomeno alle persone che l'hanno, ho ricevuto molte conferme da chi l'ha comprato, e appunto la conferma molto importante anche
da questa azienda che ne ha voluto comprare un centinaio di copie per farne dono ai loro clienti, e sono arrivate veramente conferme molto belle, anche da lingue, insomma, da personaggi insomma autorevoli, dirigenti di aziende importanti, addirittura amministratori delegati, quindi gente di un livello culturale elevato. Siete stati bravi, davvero, bravi, bravi, bravi. Grazie infinite a te, a Davide, a te e a Tommaso per le sue tavole. Confermo, è un libro veramente bello e poi appunto non poteva che essere tradotto da due poeti, insomma, credo. E quindi alla fine, ecco, questo libro si cuce intorno a questa dualità, no? Questo ragionamento sulle cose opposte che fanno la vita. E allora ci chiediamo, no? Qual è che alla fine vincerà? Vincerà la morte, vincerà il tempo che si mangia le cose belle, oppure c'è una eternità, no? Che si conserva. Io c'è cioè, un Ah sì, Alberto sono Bertone, non l'idea. ti mette ora la recensione. Ecco. Ah sì, Alberto, lo salutiamo. Tra l'altro salutiamo anche Alberto Di Giglio che ci saluta, Ah, Roberto ecco. Pavoni che ci saluta, tutti quanti che insomma che ci stanno seguendo. E allora, c'è una parte di un sonetto che dice così: come si potrà nascondere allo scrigno del tempo la sua più cara perla? O quale mano forte potrà opporsi al suo passo inesorabile che gli vieterà di rapinare la bellezza? Oh, niente, se non questo miracolo che in neri versi il mio amore splenderà in eterno. Questa anche è una poesia che mi piace tantissimo, quindi oppone a questa, no, alla voracità di un tempo che appunto divora, oppone l'eternità di un amore che splende, che si illumina dentro questi neri versi, no? Anche qua un ulteriore ossimoro, se vogliamo, per cui è molto bello. Ci sono questi sprazzi appunto di speranza. Non so se Flaminia o Lamberto, non so se volete leggere qualche altra poesia che avete scelto oppure. Io leggerei, per chiudere, leggerei una poesia molto bella, anche molto conosciuta, che noi abbiamo, di cui ci siamo occupati, e con questa annotazione finale, dipende sempre dalla scelta che uno fa, no? L'attitudine che sceglie di avere nella vita, poi se vince il tempo, se vince la distruzione o se vince la costruzione, questo sia nell'arte che nella vita, insomma, lo dico senza, come dire, rischiando anche di suonare così, insomma, assertiva, no? Però credo che sia un po' un punto di verità. E poi volevo dire che ogni opera di traduzione è solo un momento, è solo un punto di passaggio, no? Di incontro, di dialogo tra, in questo caso, tre autori di epoche diverse, e un genio da una parte, Davide, che è una grandissima voce della poesia contemporanea, e io che ho cercato di fare il mio meglio. È sempre comunque un incontro momentaneo, un punto di sosta, no? Si lambiscono i confini di una terra e poi si procede avanti cercando di fare il proprio miglior omaggio. Non è mai, come dire, inscatolare in forma definitiva qualcosa che non può essere afferrato, anche perché la lingua ha questa. È sfuggente, no? È, come dire, impossibile da fermare, no? Anche, cioè, tutto ciò che va oltre la lingua nella poesia, che va oltre la metrica, che va oltre la tecnica, non è possibile fermarlo e imbrigliarlo. Quindi abbiamo cercato di fare questo momento di sosta nell'arena, no? Del teatro di Shakespeare, nel teatro di Shakespeare, cercando di fare il nostro meglio, insomma. E quindi chiudo salutandovi, ringraziandovi tutti, naturalmente ringraziando Asia per l'invito generoso, ringraziando Lamberto Fabbri, che è il nostro editore, che ha scommesso su questa opera e su questa versione di traduzione nuova Era una scommessa già vinta in partenza, sapevi. che noi abbiamo provato insomma ad onorare come sfida. E ringrazio Davide che non è con noi e vi leggo questa meraviglia e per finire, per concludere. Quando penso che tutto ciò che cresce rimane solo un attimo perfetto,
e che il nostro è un gran teatro d'apparenze, soggette all'influenza delle stelle, e sotto un cielo amico è che lo avversa. Osservo come pianta crescer l'uomo che vanta linfa giovane e alla cima del suo splendore immemore si incurva. Allora, in questa idea dell'incostanza, di gioventù, ti vedo ancor più ricco, mentre tempo si accorda con rovina a fare del tuo bel giorno opaca notte. In guerra contro il tempo, per tuo amore, io ti innesto di quanto lui ti toglie. Bellissima. Bellissima Flami, grazie, grazie, Grazie grazie Aia, della tua grazie Flaminia. lettura. Posso leggere l'ultima io, che è poi quella che dà il titolo alla raccolta, che è Sì, bellissima leggi, anche leggi, sì. questa. E fa così: non sia mai che all'unione di spiriti fedeli io fornisca impedimenti. L'amore non è amore quando scopre turbamenti, mutamenti, o s'allontana da quel che s'allontana. No. L'amore è un faro sempre immobile, che guarda le tempeste e non si scuote. È la stella per ogni barca che si è sperduta, ha valore sconosciuto, seppur l'altezza misurata. Amore non è del tempo giullare, pur se sulle rosse labbra e gote la falce compie il passaggio fatale. Amore non muta in poche ore o settimane, ma dura oltre il tempo, fino al giudizio finale. Se questo è errore e a me sarà provato, io non ho mai scritto e nessuno è innamorato. Bellissima, bellissima, questo inno all'amore che è più forte della morte, no? È meraviglioso. E con questi versi io vi ringrazio, vi saluto. Grazie a Ringrazio te, Aria, Flaminia, grazie per ringrazio tutto. Lamberto, Davide Grazie. e tutti coloro che ci hanno seguiti. Io, insomma, voglio comunicare che questo libro è disponibile sul nostro sito www.ilcenacolodellearti.it. Se siete interessati, potete fare un giro sul nostro sito, ma potete anche scrivere a me, Non insomma, ne oppure sono rimaste all'editore. molte copie, quindi affrettatevi. Affrettatevi. Va bene, grazie mille a tutti. Vi Grazie, mando un grande abbraccio. Alla grazie, grazie. prossima. Ciao.